L'ex vice sindaco Simone Faggi è il nuovo capo di gabinetto dell'ufficio del sindaco, il primo esterno che va a ricoprire un ruolo che è sempre stato assegnato a dirigenti e funzionari comunali. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi a conclusione dell'iter della procedura finalizzata all'assunzione a tempo determinato di un funzionario amministrativo a cui affidare il compito di dirigere l'ufficio più vicino e di più diretta collaborazione con il sindaco Matteo Biffoni. 10 candidati che hanno risposto all'avviso pubblicato lo scorso 28 giugno e solo uno in possesso di tutti i requisiti chiesti dall'amministrazione comunale, Simone Faggi. Il nome dell'ex vice sindaco era già circolato nei giorni in cui Biffoni lavorava alla composizione della nuova squadra di assessori, ma per l'assunzione è stato necessario passare da un avviso pubblico e dalla conseguente valutazione dei profili di altri aspiranti al ruolo. Componente della prima giunta Biffoni con deleghe alle politiche per la cittadinanza, protezione civile, sport e relazioni con il pubblico, Faggi varca di nuovo il portone del Palazzo Comunale, ma questa volta come dipendente con un contratto a tempo determinato che scadrà con il mandato del sindaco e per il quale è previsto un compenso di circa 50.000 euro l'anno, e cioè la somma di quanto stabilito dal contratto nazionale funzioni locali e l'emolumento a personam. L'emolumento ammonta a 26.000 euro in sostituzione, è scritto nella determina comunale, delle componenti del trattamento economico accessorio e quindi sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione. Un passaggio questo stabilito dalla giunta comunale nella sua prima seduta il 25 giugno. Per spiegare meglio, l'operato del capo di gabinetto non sarà valutato ai fini di trattamenti economici aggiuntivi di alcun tipo e i 26.000 euro in più coprono qualsiasi risultato, obiettivo e lavoro straordinario. Faggi prenderà servizio il 1° agosto.